Tributi e patrocini onerosi, Sicilia Democratica e SEL non sono d'accordo su quanto fatto all'amministrazione comunale con l'elargizione di contributi e patrocini, soprattutto a dicembre. Sì, assolutamente no. Siamo nettamente contrari. La nostra posizione è di verificare la legittimità di queste delibere che sono state approvate nel mese di dicembre e quindi chiediamo al sindaco e al segretario generale, nella qualità di responsabile sia dell'anticorruzione che anche del buon andamento, dell'imparzialità e del principio di legalità della dottoressa e dell'avvocato Costa, di verificare e quindi effettuare dei controlli. Nell'eventualità che dovesse essere contro legem, di avviare la procedura di revoca di ogni delibera. È stato deciso di fare questa delibera a dicembre perché il bilancio è stato approvato a novembre, a fine novembre. Sì, non è tanto questo il problema, sappiamo benissimo i tempi del bilancio e che si è operato in 11 dodicesimi, già di per sé una situazione molto anomala. Il problema è stato anche che abbiamo verificato attraverso le delibere e le determine che la domanda per il contributo è arrivata, vi faccio un esempio molto classico e reale, è arrivata il 23 dicembre ed il 23 dicembre stesso fu già sottoscritta la determina con la quale si dava immediatamente disponibilità all'elargizione del contributo. Beh, suona un pochino anomalo, anche perché poi andando a visitare l'albo pretorio del comune ci siamo verificati che poi manca proprio il progetto in sé della manifestazione, dell'evento, dell'azione, dell'attività, quello che è allegato, quindi insomma è come se si fosse dato contributo a una cosa di cui poi non si conosce realmente ciò che si sta facendo nel territorio. Ci sono atti che contestate in modo particolare? Beh, più che gli atti contestiamo le cifre. Vi posso anche dare qualche dato che già è in possesso di tanti. La Casa degli Elfi 36.500 euro, le dichiarazioni di Italia dell'assessore, perdonatemi, Italia e dell'assessore Troia sono state un po' strane, ovvero alla Casa degli Elfi hanno dichiarato abbiamo dato soltanto 18.000 euro di questi 36.500. La rimanente somma, che è abbastanza sostanziosa, sarebbe stata impiegata per l'installazione del maxischermo per seguire i festeggiamenti di Santa Lucia. Beh, vi basta la faccia, giustamente.